Arrivederci, dottore. Arrivederci. Nicola, sei pronto? Adesso spostiamo la respirazione sul ventilatore portatile. L'hai fissato bene? Certo. Tranquillo, tranquillo. Buona passeggiata. Cosa pensi? Alla faccia del direttore generale. Sai quanto risparmia se lascio l'ospedale? Ho lasciato il letto. Mica vuol dire che mi trasferisco a casa tua. Antonio sarebbe il bambino più felice del mondo. Aspetta. Io non so davvero come ringraziarti, Daniele. È da quando si è svegliato che non fa che chiedere di zio Nicola. Ah. Sì. Senti, io devo andare in ufficio. Torno domani, però. Mamma! Ciao, fai ciao, zio Nicola. Ciao, ciao. 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 Mi mancano le montagne qui intorno. È la cosa che mi manca di più. Ci andavi spesso? Solo quando avevo bisogno di risposte. Cioè molto spesso. E qui vicino. Mi ci porti? Al massimo un giro in giardino. È pieno di malati. Sono stanco di vedere gente che soffre. Mi raccomando, la mia carriera è nelle tue mani. È il mio paziente preferito nelle tue. Nicola, siamo in macchina da mezz'ora. Mi dici quando arriviamo? Puoi abbassare un po' il finestrino, per favore? Oltre gli alberi c'è un ruscello. È
Questo è il posto che volevi vedere? Bel sorriso, per favore. Nicola, che c'è? Cosa c'è che non va? Non voglio tornare ancora. Siamo vicini ad un posto bellissimo. Si vede il mare. Un vero paradiso. È la prima volta che usiamo il respiratore portatile, meglio non esagerare. Sogno spesso di vedere il mare da quassù. Quasi tutte le notti. Nicola, siamo fuori già da molto. La batteria non dura in eterno. Ti ho detto che è qui vicino. Sei fuori allenamento, eh? Vuoi che ti presti un po' il mio respiratore? Con il cuore malandato che ti ritrovi tu, lo sai che cosa ti succede se si scarica la batteria? Vado al creatore e finalmente scopro cosa c'è nell'aldilà. Ma che dici? Dico che tanto sono già morto. E tu lo sai. Oggi voglio solo provare a vivere. Nicola, tu hai reagito bene al nuovo tipo di ventilazione. Se non ci sono complicazioni, puoi lasciare l'ospedale. Nicola, per favore. Dobbiamo andare avanti. Non ho ancora ricevuto le mie risposte. Andiamo avanti. Andiamo avanti, ti faccio vedere io come andiamo avanti. Capisco, è una scelta troppo difficile. Prendi una moneta. Una moneta? Per farci che? Testa, torniamo in ospedale. Croce, andiamo a vedere il mare. Croce, non è vero? Io non vedo nessun panorama. Mi vuoi dire dove cazzo sto? Allora? Mi dici che cos'è che vale più della tua vita? Dai, forza, portami là, andiamo! Credevo fosse qui vicino. Forse mi sono sbagliato. Pur di non tornare in ospedale mi hai raccontato un sacco di stronzate, vero o no? In ospedale so cosa mi aspetta. Qui sto solo provando ad andare avanti.
hai usato. Dopo tutto quello che io ho fatto per te, tu mi hai usato, io non ci posso credere. Ti prego. Non voglio litigare con te. Può finire così. Non c'è più tempo per me. Non lo sopporto più.